Happy Cats! Siamo dolci gattini! Io lo sono di più! Miwau! Capodanno! Era la vigilia di Capodanno e l'intera famiglia si preparava a festeggiare. Gattini miei, stasera non dovrete andare a letto alle 9. Potrete restare in piedi fino a mezzanotte e salutare l'anno nuovo! Per la prima volta nella vostra vita festeggerete l'anno nuovo come fanno i grandi! Fantastico! Miwau, 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 miwau! Staremo alzati fino a mezzanotte per salutare l'anno nuovo! L'anno nuovo arriva quando la lancetta piccola e la grande sono in alto! Allora non dovremo fare altro che aspettare un po'! E 5 minuti dopo... Quanto tempo manca all'anno nuovo? Io comincio ad annoiarmi! Dovremmo fare qualcosa! Perché non aiutiamo la mamma? Mammina! Oh. Mamma! Mammina, vorremmo aiutarti! Che possiamo fare? Grazie, miei piccoli tesori, ma me la cavo anche da sola! Va bene, allora aiutiamo papà! Papino, hai bisogno d'aiuto? Grazie, piccoli miei, ma devo sistemare i fuochi d'artificio in giardino! Ops! Mi spiace, ma è un lavoro pericoloso, non adatto dei gattini! Perché non andiamo a guardare la televisione? Così il tempo ci volerà in un attimo! Inizia il nostro film preferito sui pirati! Che bello! In quel momento l'orologio suonò le 9. Sveglia, non dobbiamo dormire, deve essere colpa della TV! Non credo! Sono semplicemente le 9 ed è l'ora in cui andiamo a dormire! Ma se ci addormentiamo ci perderemo la serata! Idea! Mettiamoci dei secchi d'acqua in equilibrio sulla testa, così saremo troppo concentrati per addormentarci! Sì, ma se ci cadessero per terra! Non voglio cominciare l'anno nuovo zuppa d'acqua, perché poi l'intero anno continuerà nello stesso modo in cui è iniziato! So io cosa fare! Dovremmo andare fuori! È così freddo che è impossibile addormentarsi! Come facciamo a festeggiare l'anno nuovo se diventiamo dei ghiaccioli? Mi è venuta una bella idea! Perché non passiamo il tempo ad incartare i regali per tutti i nostri amici? Così saremo obbligati a restare svegli! Incartare i regali di buon augurio per l'anno nuovo è una cosa molto divertente, ma può essere anche molto stancante. Cheka, cookie, budino, è quasi arrivata la mezzanotte! Oh. Ma guarda, tesoro, guarda quanti preziosi regali per l'anno nuovo! Lasciamoli dormire tranquilli e beati! Beh, è un vero peccato! Cosa possiamo farci? Proveremo a festeggiare con i gattini l'anno prossimo! Per fortuna Kika aveva messo la sveglia, così non si sarebbero persi il Capodanno. Buongiorno a tutti! Oh no, ci siamo persi l'arrivo dell'anno nuovo! Mancano 30 minuti a mezzanotte, possiamo ancora festeggiare? Dopo questo pisolino sono pronto a far festa! E 5, 4, 3, 2, 1... Buon anno, gattini! Buon anno a tutti! Miwau, 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 miwau! Anche gli amici dei gattini riuscirono a restare svegli. Buon anno a tutti! E si scambiarono i regali di buon augurio per l'anno nuovo. Usciamo a vedere i fuochi d'artificio di papà! Il primo Capodanno da grandi dei dolci gattini fu molto divertente, con i fuochi d'artificio, i regali e gli amici. E a nessuno venne voglia di dormire. Babbo Natale e la fatina del gelo. I dolci gattini osservavano dalla finestra la poca neve rimasta. La neve si è
quasi sciolta e si avvicinano le feste. Ma Babbo Natale verrà lo stesso, anche se non c'è più la neve. La fatina del gelo rimedierà al problema. Babbo Natale e le fatine del gelo hanno molto lavoro da fare prima delle feste. Perché non li invitiamo a casa nostra? Così potranno riposarsi, penseranno dopo alla neve e ai regali. Che bello! Invitiamo Babbo Natale e la fatina del gelo. Oh, bravi! È molto carino da parte vostra. Io e il papà saremo felicissimi di invitarli. Giusto, certo! Sapete che vi dico? Li chiamo subito! Miau! Miau! Qui è la grotta di Babbo Natale, ci spiace, ma al momento siamo tutti occupati con i regali e con la neve. Richiamate più tardi. Baci, abbracci e buone feste a tutti! C'era la segreteria. Sono troppo impegnati per poter rispondere. Allora, com'è andata? Babbo Natale e la fatina verranno da noi! Ecco, loro non... Sì, verranno qui da noi, tutti e due, questa sera. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Tesoro, se non riusciamo a rintracciarli, sostituiremo noi la fatina del gelo e Babbo Natale. Brava, questa è una magnifica idea! Però ci serviranno dei costumi. Oh! Purtroppo nel negozio ne erano rimasti pochissimi. Mi sa tanto che questo costume è troppo piccolo per me. E invece quello, purtroppo, è troppo grande per me, guarda! Questo sì che è un bel problema! I dolci gattini erano emozionati all'idea di incontrare Babbo Natale e la fatina del gelo. Urrà! Miau, miei piccoli gattini! Però la fatina del gelo è molto più grossa dal vero! Che volete che vi dica, gattini? Ho un debole per i dolci di Natale! Oh, proprio come il nostro papà! Ehi, caspita, anche la risata è la stessa! Perché dove abitiamo, cioè al Polo Nord, tutti quanti ridono in questo modo! Vogliamo bere una buona tazza di tè? Fate attenzione che scotta! Che strano, ha parlato con la stessa voce della mamma! Perché a Babbo Natale piace bere le cose fredde, non calde! Il tè caldo gli fa venire la vocina! Oh! 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 Propongo di fare insieme la danza della neve. Che cosa ne dite? Vi va l'idea? La danza della neve, sì! Così tornerà a nevicare! Pare proprio che i gattini non ci abbiano riconosciuto, tesoro! Ma lo sai che la treccia ti sta bene? Dovresti fartela crescere! Ehi, Babbo Natale, da come ballate sembra che abbiate energia da vendere! Probabilmente vi siete riposati abbastanza! Ora che vi siete rimessi in forza, siete pronti a far tornare finalmente la neve? Oh, la neve? Oh no, la tua barba, ma... Ehi, guardate, quello è il nostro papà! Sì, e invece quella è la nostra mamma! Io però l'ho capito subito che eravate voi due! Ma perché vi siete mascherati da Babbo Natale e da Fatina del Gelo? Beh, ecco, perché Babbo Natale e la Fatina del Gelo erano troppo occupati per venire a trovarci! Per me siete il miglior Babbo Natale e la migliore Fatina del Gelo di tutto il mondo! Guardate, ha cominciato a nevicare, che bello! Ecco perché Babbo Natale e la Fatina del Gelo erano così occupati oggi! Erano occupati a preparare la neve! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Gattini, volevo dirvi che Mamma Natale, insieme al delizioso Fatino del Gelo, hanno messo in questo sacco dei regali tutti per voi! Il papà e la mamma avevano portato dei regali per i dolci gattini, che li aprirono gioiosi ed emozionati, mentre fuori la neve dipingeva un meraviglioso paesaggio da sogno. Il campionato di calcio. Mancano solo pochi giorni all'inizio del campionato di calcio e lo stadio è pronto ad ospitare centinaia di tifosi urlanti. Ed ecco arrivare la squadra di casa con il suo magnifico capitano. Ehi, papà, anche noi andremo allo stadio! Ma certo, Cookie! Solo così potremo tifare alla grande per la nostra squadra! E per assicurarmi di avere i biglietti per la prima partita, vado subito ad acquistarli online! Guarderemo la partita dalle gradinate dello stadio, proprio come i veri tifosi! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow!
Vedremo vincere la nostra squadra! E subito dopo la partita torneremo a casa sventolando la bandiera! No! No! Tesoro, ma che cos'è successo? Non ci sono più biglietti disponibili, i posti sono tutti esauriti, non c'è più niente da fare. Dai, non è così grave, sono sicura che sopravvivremo ugualmente. Vorrà dire che guarderemo la partita in televisione. Vieni con me, ti preparerò una tazza di tè caldo. Povero papà, lui è un grande tifoso. Mi dispiace tanto che sia rimasto deluso. Attenzione, tifosi di calcio, è iniziato il concorso per il miglior numero con la palla. Il vincitore riceverà il pallone ufficiale della squadra di casa dalle mani del capitano stesso. Dobbiamo partecipare al concorso e vincere il pallone per papà, così lo faremo contento. Ora farò rimbalzare il pallone sulla testa per ben 100 volte. 1, 2, 3, oh. Aspettate un attimo. Stavolta ce la faccio. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Oh. 1, 2. Oh. Ok, forse non riesco a farli 100 palleggi. Allora potresti provare a calciare in porta, ma deve essere un grande tiro. Ciao a tutti, io sono Cookie. Adesso calcerò il pallone dritto in quella porta. Passerà dalla porta accanto e scenderà giù dallo scivolo. Forte, dai, provaci! Ah! Oh. Aia! Oi. Ci ho provato, ma non sono capace. Mi è venuta in mente una grande idea, ma perché funzioni ci serve l'aiuto dei nostri amici. Siete tutti pronti? Sì! E va bene, cominciamo! Goal! Ripreso tutto! Non resta che spedire il video e incrociare le dita! Il giorno dopo venne annunciato il vincitore del concorso. Vince il premio per il miglior numero con la palla, Vittor Gatto! Oh. Per il suo approccio creativo al calcio! A lui va il pallone ufficiale della squadra locale. Ma c'è un altro video che merita una menzione speciale, quello dei dolci gattini e dei loro amici. Non ci credo! Stanno mostrando il nostro video! Come premio speciale, questi adorabili gattini e le loro famiglie riceveranno i biglietti per la prima partita del campionato di calcio. Fantastico! C'è il tutto esaurito per la partita di oggi. La squadra di casa conduce per 2-0. Il capitano calcia e il pallone schizza e vola oltre la traversa per cadere dritto nelle mani di un giovane tifoso molto fortunato. Guardare una partita di calcio allo stadio e tifare per la squadra del cuore può essere un'esperienza meravigliosa, soprattutto se si sta con la famiglia. Il picnic! Era una bella giornata, così mamma e papà decisero di portare Cookie, Kick e Budino a fare un picnic. I gattini presero tutte le cose che potevano servire. Io farò tantissimi castelli di sabbia! Io mi metterò tranquillo a leggere tutti questi libri. Io invece non mi fermerò un attimo. Ehi, guardate quante cosette buone da mangiare. Un picnic non è tale senza una cesta piena di cose buone. Ma siamo proprio sicuri di non aver dimenticato niente? Hai tutto, Cookie? E tu, Kick? Tu, Budino? Allora si parte per il picnic. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Nel boschetto si va, quanta felicità! Ma voi ditemi chi non adora il picnic! Oh,
Oh, questo posto è bellissimo. Cosa stiamo aspettando? Mettiamoci a mangiare. Un momento, dove è finita la nostra cesta? Non lo so, forse l'abbiamo dimenticata a casa. O forse l'abbiamo persa per strada. Oh no, la cesta è piena di manicaretti. Ehi, perché non sfrecciamo a casa su un razzo? Prendiamo la cesta e ritorniamo subito qui. Bella idea, ma i razzi non atterrano in posti con tanti alberi. Allora perché non ordiniamo una pizza per telefono? Oh, Chicca, il fattorino non può consegnare la pizza da qualche parte nel bosco vicino a una specie di laghetto. Però sono certa che il vostro ingegnoso papà saprà inventarsi qualcosa. Ehi, hey, una canna da pesca! Posso prendere qualcosa di squisito? Così potremo fare ancora il picnic! Mentre la mamma e Chicca cercavano rami e legnetti per fare il fuoco, il papà, Cookie e Budino provavano a pescare. Papà, dove sono i pesci? Dove sono i pesci? La pesca è tutta una questione di pazienza. Oh! Il papà, Cookie e Budino erano pazienti, ma purtroppo nel laghetto del bosco non c'erano pesci. Abbiamo abbastanza legna per fare un bel fuoco. Ha abboccato solo una rana. Ed è tornata nel laghetto con un bel salto. Andiamo insieme nel bosco a cercare qualcosa da mangiare. La mamma ha avuto una bella idea. Papà, accendi il fuoco. Noi andiamo in cerca di funghi. Perfetto, dai, seguitemi. Scommetto che troveremo qualcosa da mangiare. Budino usava il suo libro di funghi per controllare quali fossero buoni da mangiare e quali non lo fossero. Papà, guarda quanti funghi! Dai, mettiamoli a cuocere sul fuoco! Purtroppo i fiammiferi sono nella cesta insieme al pranzo. Ed è sicuramente meglio non mangiare i funghi crudi. Possiamo strofinare i legnetti. È così che anticamente accendevano il fuoco. L'ho studiato. È un'ottima idea, Budino. Dai, aiutiamo papà e soffiamo anche noi. Abbiamo il fuoco! Siamo ufficialmente sulla buona strada per fare un bel picnic. È diverso un bel po' dal previsto, però questo nostro picnic a noi piace così. A quanto pare i funghi sono quasi pronti e per dolce abbiamo mirtilli neri, mirtilli rossi e lamponi. La mamma aveva raccolto in gran segreto tanti golosi frutti di bosco. Fantastico! Mi-wow, 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 mi-wow. Nonostante l'inizio catastrofico, il picnic si rivelò grandioso e tutta la famiglia fu molto felice. La bicicletta! Era un gran giorno. Mamma e papà stavano regalando a Chicca la sua prima bicicletta da grande. Sorpresa! Urrà! Ora potrà partecipare alla corsa di biciclette con voi grandi! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Oh no, mi sono ricordata che io non so andare sulla bici da grandi! Imparerai ad andare senza rotelle in un baleno se i tuoi fratelli te lo insegnano. Certo! È piuttosto facile! Già! Tutta orgogliosa, Chicca mostrò agli amici la sua nuova bicicletta. Ehi, Chicca, sulla bici nuova sembri una gattina grande. È davvero una bici bellissima. Quando facciamo una corsa tutti insieme? Prima dobbiamo insegnare a Chicca ad andare sulla bici nuova. È facile, Chicca, guarda! Cookie andava così veloce che la povera Chicca riusciva a malapena a capire cosa stesse facendo. Hai capito tutto? No! Beh, fai comunque un tentativo. Così non va bene per niente. Ti mostro io come si fa ad andare in bici. Budino fece quello che aveva fatto Cookie, ma molto più lentamente. Chicca osservava con tutta l'attenzione possibile. Non credo di esserne capace. Guarda, per girare si fa così. Ricorda, la cosa più importante è pedalare velocemente. Per me la cosa più importante è stare in equilibrio. Suonare il campanello è importante perché è un suono molto carino. Chicca fece del suo meglio per ricordare tutti i consigli degli amici. Coraggio, Chicca, puoi farcela! Come faccio a ricordare
dire che devo girare il manubrio, pedalare velocemente, mantenere l'equilibrio e suonare il campanello tutto allo stesso tempo. Beh, se ti lanci dall'alto di una discesa ripida, non dovrai pedalare molto per andare veloce. Ma Cookie, come faccio a mantenere l'equilibrio? Per farti stare in equilibrio potremmo montare due ruote giganti sulla bici. Ma Budino, non sarebbe una cosa un po' pericolosa? Potremmo fisciare un grande elastico a due alberi e via! No, dovremmo legare dei bei palloncini rosa alla sua bici. Così resterebbe in equilibrio e sarebbe bellissima. È inutile, non imparerò mai. Oh. Il papà di Razzo arrivò per dare inizio alla corsa. Che cosa avrebbe fatto Chicca? È ora di dare inizio alla corsa, piccoli. Questa è la linea di partenza, mentre la bandiera rossa laggiù segna il traguardo. Siate corretti e divertitevi. Ma io non sono capace. Urrà! Dopo che avrò vinto tornerò qui e ti insegnerò ad andare in bici, promesso. Ma se vinco voglio essere io a insegnare a Chicca come si fa. Ai vostri posti, siete pronti? Vincerò e le insegnerò ad andare in bici. No, lo farò io. Coraggio, non ti arrendere, Chicca. Cerca di mantenere l'equilibrio. Ora prova a pedalare. Mantieni l'equilibrio. Pedala, gira e suona anche il campanello. Evviva! Nel frattempo la competizione si faceva molto accesa. Sarò un insegnante più bravo di te. Io di più. Amici, siete davvero buffi ammassati così l'uno sopra l'altro. Dopo una sensazionale collisione tra i corridori, la vincitrice è la piccola Chicca! Ci stai prendendo in giro? Mamma, papà, indovinate! Chicca ha imparato da sola ad andare in bici senza rotelle, è stato incredibile! Ha vinto la corsa e ci ha battuti tutti! Proprio così! Ero sicurissima che sarebbe andato tutto bene! A noi non è andata molto bene, visto che abbiamo perso la gara! Non l'abbiamo neanche finita! Chicca ha imparato ad andare senza rotelle ed è una vittoria per tutta la famiglia, perché vuol dire che potremo fare passeggiate in bici tutti quanti insieme. Il parco è pieno di piste ciclabili. Il papà aveva già organizzato di andare in bici al primo picnic di famiglia. Fantastico! E quando faremo lunghe passeggiate indosseremo i nostri giubbotti catari frangenti che si illuminano al buio. Fantastico! Chicca aveva vinto la corsa, ma la famiglia aveva trovato un nuovo modo per divertirsi insieme e questo è il premio più bello di tutti. La spesa. La mamma e il papà erano andati a fare la spesa e si erano portati dietro i dolci gattini. Un pacco di spaghetti, delle banane e pesce fresco. Ci servirebbe un secondo carrello della spesa. Quanto ci vuole ancora? Voglio andare a casa a giocare. E io ho tantissima fame. Un momento, ho dimenticato il latte, il pane e il tè. Ora dobbiamo raccogliere tutto. Voi raccogliete, noi pensiamo al latte, al pane e al tè. Sì, così finiremo di fare la spesa in fretta. Perché no? Credo che vi possiamo affidare questo importante compito da grandi. Intanto papà e io vi aspetteremo qui fuori. La mamma diede loro il portafogli per pagare la spesa. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Allora, Cookie, tu vai a prendere il pane. Budino, tu prendi il latte. E io invece penserò al tè. Ma il pane non era interessante quanto lo erano i giocattoli. E a chi importa del latte se ci sono le caramelle? Quanto a Chicca, lei ricordò che aveva un incarico molto importante da portare a termine. Cookie invece se n'era dimenticato. E anche Budino. Dove sono il latte e il pane? Abbiamo il portafogli della mamma, c'è abbastanza denaro per comprare tutto. Il latte e il pane sono noiosi, preferisco le caramelle. Ma scusa, Budino, che cosa berremo se non abbiamo il latte e una tazza di caramelle? Cookie, se torniamo a casa senza pane, cosa userà la mamma per preparare i sandwich? Un autobus giocattolo? Va bene!
I dolci gattini andarono a comprare il pane, ma scoprirono che ce n'era di tanti tipi diversi. Prendiamo questo e andiamo via! Ma quella è una pagnotta al formaggio, a noi serve del pane normale. Va bene questo? Credo sia meglio integrale. Allora questo? Quello è tondo, i sandwich che mangiamo sono sempre quadrati. Guarda, questo qui è quadrato e anche integrale. Perfetto, manca solo il latte. A quanto pare anche di latte ce n'erano vari tipi. Alla fragola! Quello non va bene! Al cioccolato, gnam! No, neanche quello! Allora, che ne dici di questo? Quello è yogurt e non latte! Guarda, questo qui sembra latte normale! Allora è il latte che ci serve! La mamma di Razzo faceva la cassiera al supermercato. Cookie, Chicca e anche Budino! Buongiorno! Buongiorno! Siete proprio dei gattini grandi, fate persino la spesa da soli! Eh sì, ci hanno affidato un importante compito da grandi! Oh, quei pattini sono davvero carini! Potrei usarli sul ghiaccio! Ragazzi, dobbiamo comprarci quei pattini! Ma non avete abbastanza denaro per comprare tutto? Scegliete o i pattini o la vostra spesa! Bene, allora prendiamo i pattini! Per favore, ascoltate! Se facciamo come dite voi, oggi avremo zuppa di pattini per pranzo! Ecco che arriva la zuppa! Buona appetito! La zuppa di pattini non sembra molto invitante! Scommetto che i sandwich di pattini sono anche peggio! Vorremmo usare il denaro per pagare la nostra spesa! Siamo qui per questo! Mamma, papà, eccoci! Ecco quello che mancava! Siete stati bravissimi, tesori miei. Avete portato a termine un compito da grandi. Siete pronti per una bella sorpresa? Ingrassi per la pista di pattinaggio su ghiaccio. Li abbiamo comprati mentre facevate la spesa. Pattineremo! Grandioso! È quello che volevamo! Sì, ma non abbiamo i pattini da ghiaccio. Questo non è un problema. Possiamo noleggiarli alla pista. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini portarono a termine l'importante incarico da grandi, ma passare una meravigliosa giornata con l'intera famiglia fu il compito più importante di tutti. La spesa! La mamma e il papà erano andati a fare la spesa e si erano portati dietro i dolci gattini. Un pacco di spaghetti, delle banane e pesce fresco. Ci servirebbe un secondo carrello della spesa. Quanto ci vuole ancora? Voglio andare a casa a giocare. E io ho tantissima fame. Un momento, ho dimenticato il latte, il pane e il tè. Ora dobbiamo raccogliere tutto. Voi raccogliete, noi pensiamo al latte, al pane e al tè. Sì, così finiremo di fare la spesa in fretta. Perché no? Credo che vi possiamo affidare questo importante compito da grandi. Intanto papà e io vi aspetteremo qui fuori. La mamma diede loro il portafogli per pagare la spesa. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Allora, Cookie, tu vai a prendere il pane. Budino, tu prendi il latte. E io invece penserò al tè. Ma il pane non era interessante quanto lo erano i giocattoli. E a chi importa del latte se ci sono le caramelle? Quanto a Chicca, lei ricordò che aveva un incarico molto importante da portare a termine. Cookie invece se n'era dimenticato. E anche Budino. Dove sono il latte e il pane? Abbiamo il portafogli della mamma, c'è abbastanza denaro per comprare tutto. Il latte e il pane sono noiosi, preferisco le caramelle. Ma scusa, Budino, che cosa berremo se non abbiamo il latte e una tazza di caramelle? Cookie, se torniamo a casa senza pane, cosa userà la mamma per preparare i sandwich? Un autobus giocattolo? Va bene! I dolci gattini andarono a comprare il pane, ma scoprirono che ce n'era di tanti tipi diversi. Prendiamo questo e andiamo via! Ma quella è una pagnotta al formaggio, a noi serve del pane normale. Va bene questo? Credo sia meglio integrale. Allora questo? Quello è tondo, i sandwich che mangiamo sono sempre quadrati. Guarda, questo qui è quadrato e anche integrale. Perfetto, manca solo il latte. A quanto pare anche di latte ce n'erano vari tipi. Alla fragola!
bene. Al cioccolato, gnam! No, neanche quello. Allora, che ne dici di questo? Quello è yogurt, non latte. Guarda, questo qui sembra latte normale. Allora è il latte che ci serve. La mamma di Razzo faceva la cassiera al supermercato. Cookie, Chicca e anche Budino. Buongiorno. Buongiorno. Siete proprio dei gattini grandi. Fate persino la spesa da soli. Eh sì, ci hanno affidato un importante compito da grandi. Oh, quei pattini sono davvero carini. Potrei usarli sul ghiaccio. Ragazzi, dobbiamo comprarci quei pattini. Ma non avete abbastanza denaro per comprare tutto? Scegliete o i pattini o la vostra spesa. Bene, allora prendiamo i pattini. Per favore, ascoltate. Se facciamo come dite voi, oggi avremo zuppa di pattini per pranzo. Ecco che arriva la zuppa. Buon appetito! La zuppa di pattini non sembra molto invitante. Scommetto che i sandwich di pattini sono anche peggio. Vorremmo usare il denaro per pagare la nostra spesa. Siamo qui per questo. Mamma, papà, eccoci! Ecco quello che mancava. Siete stati bravissimi, tesori miei. Avete portato a termine un compito da grandi. Siete pronti per una bella sorpresa? Ingressi per la pista di pattinaggio su ghiaccio. Li abbiamo comprati mentre facevate la spesa. Pattineremo! Grandioso! È quello che volevamo! Sì, ma non abbiamo i pattini da ghiaccio. Questo non è un problema. Possiamo noleggiarli alla pista. Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini portarono a termine l'importante incarico da grandi. Ma passare una meravigliosa giornata con l'intera famiglia fu il compito più importante di tutti. Le sculture di neve. Un giorno, Pittor Gatto organizzò un concorso per la migliore scultura di neve. Il vincitore del concorso riceverà un'intera scatola di deliziosi biscotti. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Guardate la videocamera, sorridete e dite topi! Topi! Laggiù ci sono le vostre pale. Ora, immaginate che la neve sia argilla. Trovate l'ispirazione e scolpite la neve. Cominciate! Oh, io farò un grosso gatto di neve. Io farò un gatto di neve ancora più grosso. Io di più. Anche Boris decise di fare un gatto di neve. E così Leo e Tortina. Di solito le braccia si fanno con dei rametti. Ah! E per fare i bottoni agli occhi si possono usare dei dadi. Io i dadi non ce li ho, Leo, me ne presti qualcuno? Ah, per favore! Il naso si può fare con una bella pigna. In questo modo. Bene, diamo un'occhiata a tutte queste sculture e vediamo chi vincerà questi deliziosi biscotti. Io! Per prima cosa dobbiamo capire qual è la scultura migliore. Ma quando Pittor Gatto vide la sfilza di gatti molto simili, non seppe come scegliere la scultura migliore. Miau, è un'impresa piuttosto difficile. Il mio gatto di neve sarà il più bianco di tutti. Ma li abbiamo fatti tutti con la neve, quindi sono tutti bianchi. Vediamo se riusciamo a trovare altre differenze. Ma proprio in quel momento ricominciò a nevicare. E un manto di neve bianca ricoprì allo stesso modo le statue e i dolci gattini. Perbacco, c'è neve bianca su ogni cosa! Guardate! Ehi, mi hai fatto male! Scusa, pensavo che fossi il mio gatto di neve! Se vogliamo continuare il concorso, voi gattini dovete liberare le vostre sculture dalla neve! Ma liberare le sculture dalla neve era difficile. Ehi, dov'è la mia scultura di neve? Era proprio qui! Il mio gatto di neve è in buono stato! Oh, non più! Questo è tutto quello che resta del mio! Oh no, sono tutti rovinati! Ragazzi, dovremmo fare le sculture in casa. In questo modo la neve non le ricoprirà. Ma Cookie, in casa si scioglierebbero all'istante! Allora dovremmo farle di un altro materiale, come il metallo! Il metallo non si scioglie! Certo, ma poi non sarebbero più sculture di neve, sarebbero più simili a dei robot. Beh, magari potremmo... Non so che dire, so solo che ho tanta fame. Ehi, avete visto, ragazzi? Adesso la scultura di Budino assomiglia a una torta. Hai proprio ragione, Chicca. Manca solo una rosellina sopra. Meravigliosa!
Io con la mia neve farò una bellissima corona da principessa. Io farò un razzo spaziale di neve. Io farò un clown di neve. E così ogni dolce gattino fece la propria scultura speciale. Chicca fece il papà, la mamma, Cookie, Budino e se stessa. Bene, adesso le sculture di neve sono tutte diverse e meravigliose e per me è ancora più difficile scegliere la migliore. Credo comunque di aver trovato la risposta. Meritate tutti quanti una scatola di biscotti per le vostre meravigliose sculture. Sono così orgogliosa che abbiate vinto tutti e tre. Quei biscotti sono una mia ricetta, a proposito. Credo che stia per cominciare il telegiornale locale. Si è tenuto oggi un concorso di sculture di neve. Cookie, Chicca, Budino, Boris, Leo e Tortina hanno vinto il premio. Complimenti a questi gattini pieni di talento. Siamo in TV, siamo famosi ora! Le sculture sono piaciute a tutti! A quanto pare il papà aveva avuto la bella idea di portare il video del concorso alla sede del notiziario. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini condivisero con l'intero paesino le loro sculture e con la loro famiglia i biscotti che avevano vinto. Un'avventura spaziale! Una sera si mise a nevicare così forte che i gattini dovettero restare in casa. Mi annoio tanto, dobbiamo trovare qualcosa da fare. Sì, ma che cosa? Ehi, guardate, i fiocchi di neve sembrano stelle cadenti. Immaginiamo di fluttuare nello spazio. Incredibile! Statemi a sentire, ci imbarcheremo in un'avventura cosmica. Io ci sto, voleremo in mezzo alle stelle. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Nello spazio non c'è gravità, quindi dovremo fluttuare. Ah, ottima idea, proviamoci. Fluttuare è faticoso, sono sfiancato a furia di combattere la forza di gravità. Allora perché non costruiamo un'astronave per volare in casa? Con la scatola dei gomitoli della mamma, i gattini fecero il corpo dell'astronave. Trovarono dei cartoncini per fare le ali. Poi presero un imbuto, una frusta, alcune ciambelle e attaccarono tutti questi pezzi alla scatola. Alla fine, la loro astronave era pronta per volare. Qui è il vostro capitano spaziale, preparatevi tutti per il decollo. Qui è il navigatore dell'astronave, siamo pronti a decollare. Astronave, qui è il meccanico, avvio il motore, signore. Stiamo volando! C'è una tempesta di comete davanti a noi. Due mostri spaziali! Mammina, papino! Pensavamo che foste dei mostri spaziali alieni! Che combinate, gattini pazzerelli? Ci siamo imbarcati in un'avventura spaziale! A me sembra più una confusione spaziale. Fareste meglio a cominciare a mettere tutto a posto, è quasi ora di dormire. Che ne sarà della nostra super mitica astronave? Abbiamo lavorato tanto per fare la nave! Già! A tutto l'equipaggio, base di controllo chiama gli astrogattini. È un'importante missione che solo i migliori gattini possono compiere. Questi retriti spaziali vanno eliminati in fretta. O potrebbero andare a schiantarsi sulla colonia dei gatti. Mi avete sentito? Passo! Forte e chiaro, signore, gli astrogattini accettano la missione! Evviva! Che cosa ne facciamo di tutte queste comete? Le trasporteremo sul pianeta Cassettone! Campo di asteroidi in cucina! Rimettiamoli nei rispettivi cassetti! Anzi, volevo dire, riportiamoli in orbita! Guardate queste meteore di carta! Oh no, sono sparse dappertutto! Mettiamole nella libreria della stazione spaziale! Wow, come filano! E questa spazzatura spaziale va gettata nel buco nero del sacco dell'immondizia! Oh, quanta spazzatura spaziale! So io che cosa dobbiamo fare! Una passeggiata spaziale per portarla fuori! Nello spazio fa molto freddo, indossate le tute spaziali!
sotterranea dei gatti dalla spazzatura spaziale. Ma guarda, ci sono degli strani mostri spaziali. No, ti sbagli, papà, siamo noi. Abbiamo terminato la nostra missione. Grandioso! Ora andate a prepararvi per andare a letto, poi verrò a raccontarvi una bella storia sul cosmo. Che parla di tre astrogattini. Fantastico! Miwau, 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 miwau! La mamma e il papà crearono uno speciale cielo stellato nella cameretta dei gattini. I dolci gattini ascoltavano il papà raccontare storie sugli astrogatti e non vedevano l'ora di addormentarsi per fare sogni fuori dal mondo. Giocare nel fango. Cookie, Kick e Budino furono felicissimi di scoprire che finalmente la neve si era sciolta. Oh, la lunga attesa è finita! Già, finalmente è qui! Vi riferite al sole? No, io parlavo della nuova altalena! Fantastico! Miwau, 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 miwau! La provo io per primo! Stai attento, Cookie! La nuova altalena era nel bel mezzo di una pozza di fango appiccicoso e rivoltante. Ci sporcheremmo di fango se cercassimo di arrivare all'altalena. Se papà fosse qui non avremmo problemi. Ci prenderebbe tutti in braccio e ci porterebbe laggiù. Ma Budino, papà non può aiutarci. Ora è al lavoro. Pronto? Sì, esatto, sto lavorando in fabbrica. Idea! Usiamo i trampoli per attraversare il fango. Cookie, hai qualche suggerimento migliore di questo? Beh, potremmo attraversare il fango stando seduti su qualcosa. Che cosa facciamo? So come possiamo attraversare. La pozza non è molto profonda. Ci basteranno degli stivali di gomma per attraversarla. Ora i dolci gattini avevano dei bei sorrisi sul viso e stivali di gomma ai piedi. Ma anche Tortina e Nerino volevano divertirsi sulla nuova altalena. Tortina! Stai attento, Nerino! Non sarò più così bella se mi ricopri di fango. Miau! Detesto il fango. Ehi, Kicka, vuoi provarla tu per prima? Sì, grazie, Tortina! Questa sarà una cosa davvero divertente! Cerca solo di non sporcarmi gli stivali col fango! C'è fango dappertutto! Guardate, persino Nerino si è ricoperto tutto di fango! Non ridere, guarda il mio vestito! E la mia camicia! Dai, Budino, non piangere! Te la lavo con l'acqua di una pozzanghera! Purtroppo, aggiungendo l'acqua, il fango si sparse ancora di più. Adesso sono ancora più sporco! Visto che siamo già tutti completamente sporchi, propongo di giocare a fare gli angeli nel fango! Cookie, scusa se te lo dico, ma è disgustoso. Ragazzi, mamma si arrabbierà quando vedrà che ci siamo sporcati così tanto. Ma non è colpa nostra se c'è il fango. Prima di giocare fuori dovremmo aspettare che si asciughi. E quanto tempo ci vorrà? Secondo me ci metterà tutta l'estate. Oh, caspita, vedo che vi siete divertiti molto. Ci dispiace tanto di esserci sporcati tutti di fango. Ma non ti preoccupare, abbiamo deciso di non giocare più fuori. Almeno finché non arriverà l'estate. Non andrete a giocare fuori fino a quest'estate. Oh, mammina, ti sei infangata come noi. È vero, ma un po' di fango non ha mai fatto male a nessuno. Ma non ti si è rovinato il vestito? Niente affatto, è solo un po' di sporco. Ci penserà la lavatrice a farlo uscire come nuovo. Urrà! Facciamo un applauso alla meravigliosa lavatrice! I vestiti si possono lavare, ma sporcarli di proposito non è una bella idea. Così facendo potresti ammalarti. Allora non dobbiamo aspettare in casa che il fango si asciughi. Ma certo che no, anche se c'è del fango vi farà bene stare all'aperto. Fantastico! Miwau, 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 miwau! In quel momento tornò a casa papà. O almeno sembrava lui sotto tutto quel fango. Ciao! Oh! L'auto è rimasta bloccata nel fango e sono dovuto scendere a spingere. Con tutto questo fango addosso, più che dei gattini, sembriamo dei maialini. Thank you.
La lavatrice lavò subito i vestiti infangati. Poi uscirono tutti insieme a divertirsi in famiglia. E nessuno si preoccupò di sporcarsi un pochino. Il compleanno della mamma. Un mattino presto, il papà stava uscendo di casa in punta di piedi per non fare rumore. Papà! Dove vai a quest'ora del mattino? Ti ricordi che oggi è il compleanno della mamma? Oppure l'hai dimenticato? Andiamo, figuriamoci se mi dimentico del compleanno della mamma. Il fatto è che ho dimenticato il suo regalo al lavoro, quindi adesso devo andare in ufficio a prenderlo e poi possiamo augurarle tutti insieme buon compleanno. Aspettatemi, mi raccomando. Fantastico! Ah, shh, fate piano, la sveglierete. Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. I dolci gattini avevano fatto un disegno da regalare alla loro mamma. È il ritratto più bello della storia! Secondo voi che regalo di compleanno avrà scelto il papà? Beh, ha detto di averlo lasciato in ufficio e il suo ufficio è nel bel mezzo della fabbrica di dolciumi. Secondo me si tratta di una bellissima torta! Ma papà ci porta i dolci a casa ogni weekend! E un regalo di compleanno deve essere davvero speciale! Che vuol dire? Una torta può essere fantastica e anche speciale! Per esempio, ci si può nascondere una lettera dentro! E se la mamma mangiasse la lettera per sbaglio? Si possono nascondere anche i fuochi d'artificio nella torta, così volerebbe in alto e farebbe kaboom! Già, ma se qualcosa andasse male e poi non volasse... Papà dovrebbe regalarle qualcosa di davvero speciale oltre alla torta. Qualcosa che le piace tanto. Alla mamma piace lo sport. Sì, e le piace anche vestirsi di rosa. E ha un vero debole per i fiori. Perché non ne raccogliamo un po' così papà glieli potrà dare insieme al regalo? I dolci gattini però avevano dimenticato che il compleanno della mamma cadeva in autunno. Tuttavia non si persero d'animo e si misero a cercare i fiori dappertutto. Cercarono e cercarono, ma i fiori non crescono in autunno. Non ci sono fiori, ora cosa facciamo? Il papà non può regalare alla mamma una torta e nient'altro. Mi è venuta un'idea geniale! Possiamo prepararle un bel mazzo di foglie secche! Ce ne sono di tanti colori e sono così belle! I dolci gattini erano impazienti di mostrare alla mamma il loro mazzo di foglie autunnali. Buongiorno a tutti, tesori miei! Oh! Buongiorno, buon compleanno! Non stiamo nascondendo niente! Aspettiamo che torni a casa papà per darti i regali, va bene? Papà è uscito. E dov'è andato? Allora dov'è la festeggiata? Ho portato un regalo per lei! Quella non è una scatola per torte! Ho una tuta da ginnastica rosa, con delle bellissime scarpe in tinta. Tutte le cose che ti piacciono in un regalo solo. Lo sport, l'abbigliamento color rosa e anche i fiori, hai visto? No, tesoro, non so come ringraziarti. Quello è un regalo perfetto per la mamma. Quindi non c'è più bisogno del mazzo di foglie secche. Non è vero, Budino, glielo daremo insieme al nostro regalo. Ti vogliamo bene, mamma, buon compleanno, questi sono i nostri regali. Il primo è un disegno che abbiamo fatto per te. Oh. E poi un mazzo di foglie. Ah, grazie, gattini, siete dolcissimi. Che meraviglia, questi sono i regali più belli che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Il papà aveva portato anche una buonissima torta e la mamma soffiò sulle candeline, ma non le venne in mente nessun desiderio da esprimere, perché aveva già tutto quel che desiderava. Divertimento sulla neve! Un mattino, mentre nevicava, i dolci gattini non vedevano l'ora di uscire a giocare sugli slittini e sullo scivolo. Oh, buongiorno, dolci gattini! Dove andate di bello a quest'ora? Fuori a giocare!
lo scivolo. Avendo nevicato tutta la notte, però, lo scivolo era completamente ricoperto di neve. Ragazzi, che fine ha fatto lo scivolo? È qui sotto, tanto vale usare la montagnetta che si è creata. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Inizia lo spasso! Ma gli slittini affondarono nella neve fresca. Così è molto più difficile che sullo scivolo. Da qui sotto riesco anche a vederlo. Coraggio, liberiamolo dalla neve, sarà facile. Mettiamoci al lavoro. Ma togliere la neve si rivelò più faticoso del previsto. Prima che lo liberiamo dalla neve sarai stati. Papà! Papà! Ci aiuti a togliere la neve che copre lo scivolo? Certo, sarò felice di farlo non appena finisco di guardare questa emozionante gara di snowboard. E il numero 3 scende come una scheggia sulla pista innevata. Che spettacolo! Bello, anch'io voglio usare lo snowboard. Cookie, per lo snowboard ci vuole una pista molto più larga. Il nostro scivolo non è abbastanza grande. Al momento non abbiamo neanche lo scivolo. Mamma, mamma! Ci aiuti a togliere la neve che ricopre tutto lo scivolo? Scusatemi, ma sono già in ritardo per la palestra. Se lo scivolo è coperto dalla neve, perché non giocate a qualcos'altro? Ma i dolci gattini non volevano giocare a qualcos'altro. Ho sentito dire che se metti il sale sulla neve, questa si scioglie all'istante. Già, e se il sale scioglie anche lo scivolo? Perché allora non proviamo con una ruspa? Così sarà libero in un battibaleno! Credo che la ruspa spazzerebbe via tutto, non solo la neve. Ehi, lo scivolo! Sapete cosa ci serve? Un'enorme palla di neve che spingeremo giù dalla montagnetta per liberare lo scivolo! È un'ottima idea! Adesso abbiamo una grossa palla di neve. Ora dobbiamo solo portarla in cima. Spingiamo, spingiamo, spingiamo. Chi bussa? Che strano, non c'è nessuno. Adesso c'era ancora più neve a coprire lo scivolo. Neanche con la ruspa possiamo spostare questa enorme montagna. Mi è venuta un'idea grandiosa. Salite ad aiutarmi, per favore. Ehi, quello è lo snowboard di papà. I dolci gattini scoprirono che lo snowboard era perfetto per andare sulla neve fresca. Sì! Oh, wow! Oh, wow! Wow! Purtroppo la mia lezione in palestra è stata rimandata, ma sarà più divertente giocare con voi. Scusa, tesoro. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Questa montagna di neve è l'ideale per lo snowboard. Adesso il papà vi fa vedere quanto è bravo. Sulle discese innevate ci si diverte un mondo. E ci si diverte ancora di più se a giocare è tutta la famiglia. Il programma di cucina. Un mattino, Cookie, Kick e Budino eseguivano degli esercizi che vedevano in TV in attesa di mangiare. È l'ora della colazione, gattini! Oh, uffa, ancora del porridge! Oh, lo mangiamo a colazione tutte le mattine! Presto comincerà ad uscirci dalle orecchie! Il porridge fa benissimo, tesori miei! Avanti, mangiate! Io intanto faccio un salto al negozio a comprarvi qualcosa di buono! Salve, vi piacerebbe mangiare come dei re tutti i giorni? Gustare piatti prelibati per la gioia di tutti? Allora non perdete il programma La cucina del gatto cuoco! Wow!
Organizziamo un programma di cucina tutto nostro! Sì, così potremmo preparare delle colazioni da leccarsi i baffi! Già, e cucinare per mamma e papà! Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! E così i dolci gattini presero dal frigorifero i loro cibi preferiti. Bene, cosa cuciniamo per colazione? Perché non prepariamo delle tortine... con la marmellata? Per fare le tortine dobbiamo preparare l'impasto e stenderlo con il mattarello. Ma noi non abbiamo idea di come... si fa. Allora prepariamo una bella teglia di salame al forno. Siamo piccoli per usare il forno, non sappiamo come funziona. A pensarci, il porridge non era così male. Se non possiamo cucinare, è inutile fare un programma di cucina. Voi che cosa ne pensate? Mi è venuta un'idea eccezionale! Prepariamo una bella insalata! Per fare l'insalata basta mettere gli ingredienti in un'insalatiera! I dolci gattini prepararono quindi un'insalata con formaggio, pesce, panna, marmellata e frutta. Si può sapere cosa state combinando? Mammina, stiamo facendo un programma di cucina tutto nostro! Abbiamo preparato l'insalata più gustosa di tutta la storia della cucina! Adesso che è pronta, ci prepariamo ad assaggiarla! Vieni, mamma! Molto interessante! Preoccupante, ma interessante! Il papà arrivò giusto in tempo! Ehi, buongiorno a tutta la mia famiglia! Che c'è per colazione? Un programma di alta cucina dei nostri gattini! Benvenuti, cari telespettatori! Ecco per voi l'insalata alla moda dei dolci gattini! Beh, per essere il primo tentativo non è malaccio, almeno credo. Si può sapere di cosa è fatta? Ha un gusto terribile! Terribile e disgustosa! Insomma, com'è possibile che sia così cattiva? Noi abbiamo usato tutti ingredienti buonissimi: pesce, zucchero, panna, banane, sottaceti, salsicce, ketchup e tanta marmellata. Anche dei pezzetti del mio formaggio preferito. Sì, un miscuglio inconsueto, per non dire altro. Mischiare va bene, ma è importante scegliere ingredienti che stiano bene insieme, gattini. Non si ottiene nessun risultato a mettere insieme tutte le cose che ci piace mangiare. Ehi, mi è venuta un'idea! Che ne dite di una sana colazione a base di porridge? Giusto, sì! Mi piacerebbe mangiare il porridge! Sì, abbiamo scoperto che a fare un programma di cucina ti viene moltissima fame! Sì, è così! Vado subito a prepararlo. Prima però porto via questa... Benvenuti, cari telespettatori! Ecco il porridge speciale dei 5 gatti! Come vedete, qui abbiamo della buona marmellata, del miele, uvette, mix di noci e frutta secca da aggiungere al porridge, così da renderlo ancora più gustoso! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! E così, i dolci gattini impararono a usare gli ingredienti giusti per creare un porridge davvero speciale da gustare per colazione. Le buone maniere. In guardia di fatti di Marrano. Un giorno Tortina decise che era tempo di parlare a Chicca delle cattive maniere dei suoi fratelli. Chicca, non per offenderti, ma Cookie e Budino avrebbero bisogno di imparare le buone maniere. Vogliono passare sempre prima di tutti, non fanno che arrecare disturbo e non dividono mai le merendine con gli altri. Caspita, sembrano aver dimenticato quel che dice sempre la nonna. Un gattino deve essere sempre gentile e avere buone maniere. Tranquilla, Tortina, glielo farò presente appena torniamo a casa. Cookie, Budino, devo insegnare a tutte e due le buone maniere. Così diventerete dei gattini ben educati e farete contenti i vostri amici. Davvero? Mi piace l'idea, sono pronto, comincia pure. Sì, anch'io. Allora siamo d'accordo. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Se lasciate passare gli altri prima di voi, dimostrate di essere ben educati. E perché dovrei far passare prima gli altri? Se devo andare da qualche parte, gli altri possono aspettare che io sia passato.
E nel caso in cui dovessimo saltare da un aereo con il paracadute e avessimo tutti paura? Chi vuole saltare per primo? Dopo di voi, insisto. Noi... E se dovessimo passare su un tronco sopra un burrone? Andate prima voi, insisto. Non è proprio quello che volevo dire. Bisognerebbe essere educati e gentili nelle azioni di tutti i giorni. E anche buona educazione condividere con gli altri le cose che avete, ad esempio le caramelle o i giochi. Perché dovrei essere io a offrirli per primo? Se qualcuno vuole una cosa che ho, deve solo chiederla e io la condividerò. Perché se non offri agli altri quello che hai, penseranno che non vuoi condividerla con loro. Ah, ora ho capito. Kika spiegò loro che buona educazione è aiutare gli altri a scendere da un gradino alto. Oppure offrire una coperta quando fa freddo. O prestare un ombrello quando piove. Visto? È facile essere educati. Super facile! Ora possiamo andare a giocare un po'. Il giorno dopo, Kika invitò Tortina a casa per mostrarle che i fratelli erano ben educati. Gattini, venite, è l'ora del tè. Questo tè è delizioso! Oh, non è affatto educato bere il tè dalla teiera! Adesso non lo voglio più! Esco a prendere un po' d'aria! Cookie, Budino, avete dimenticato di nuovo le buone maniere! Prima avete spinto Tortina mentre uscivate dalla cameretta, poi vi siete bevuti tutto il tè e vi siete mangiati tutti i dolcetti senza offrirne a lei! Far passare prima gli altri, prestare le cose, offrire i dolcetti, se seguiamo le tue buone maniere diventiamo i servetti di tutti quanti! Giusto, perché dobbiamo seguirle? Io proprio non lo capisco! Perché se continuate a comportarvi da maleducati non avrete più amici! Ora vado a giocare con Tortina! E noi non vogliamo giocare con voi due! Cookie, che succederà se perdiamo i nostri amici per via delle cattive maniere? Ehi, mi è venuta una bella idea! Dobbiamo ricordarci tutto quello che ci ha insegnato Kika e far vedere agli altri che siamo ben educati! Sì! Al parco, Budino e Cookie fecero del loro meglio per essere gentili e cortesi con tutti. Grazie, Cookie. Grazie, Budino. Siete davvero gentili ed educati. Hanno preso tutto da me. In effetti è bello essere carini e servizievoli. Hai ragione, ed è anche molto facile. Da adesso in poi ci comporteremo sempre in modo educato. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Cookie e Budino si dimostrarono ben educati e furono contenti di vedere che gli altri apprezzavano le loro buone maniere.